Buongiorno, iniziamo la seduta del question time di questa mattina e iniziamo con l'oggetto 97. Si tratta di un'interrogazione proposta dalla consigliera Casciari e rivolta all'assessore Chianella, stato di adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Prego, consigliere Casciari. È un problema, dicevo, annoso, quello dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Premesso che questa interrogazione è tesa proprio a considerare la barriera qualunque elemento che impedisca una piena fruizione sicura ed autonoma di qualunque spazio o anche di servizio a qualunque cittadino. Quindi prima di tutto naturalmente penso a una edilizia per tutti e penso quindi a un turista anziano e quindi penso a un turismo accessibile dei luoghi di cultura di cui la nostra regione è molto ricca, ma penso anche a una mamma con passeggino fino ad arrivare naturalmente alle persone con disabilità dove l'ostacolo diventa ancora più insormontabile. La Regione Umbria con una delibera ha fatto proprio nel 2011 ha fatto proprio i principi della Convenzione ONU nella quale si riafferma proprio, soprattutto per le persone con disabilità, l'universalità e l'interrelazione di tutti i diritti e le libertà fondamentali e con quella delibera, soprattutto con la Convenzione ONU, si investe su politiche trasversali che possano garantire la piena autonomia delle persone con disabilità. Nel fare ciò, la stessa Giunta regionale ha istituito l'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone con disabilità, che è operativo dal 2013 e che è appena stato rinnovato da questa Giunta. E questo osservatorio ha portato avanti con grande impegno proprio ciò che la Convenzione ONU sancisce sulla carta. La obbligatorietà dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, dicevo, ormai diciamo, è datata più di 30 anni fa, risale alla prima diciamo, obbligo contenuto nella legge finanziaria dell'86 per gli edifici pubblici e dava ai comuni un anno di tempo per adottare i piani di eliminazione, ovvero per fare un censimento di quali potessero essere nel territorio, in quel caso a livello di edifici pubblici, gli spazi che presentavano degli ostacoli. Successivamente la legge 104 del 92 ha esteso l'ambito di applicazione dei piani ai percorsi e agli spazi accessibili per le persone con disabilità e per ultimo il testo unico in materia di edilizia del 2001 detta ulteriori prescrizioni tecniche e l'obbligatorietà in tutti gli interventi per il superamento di tali barriere. La Convenzione ONU prevede che quindi ogni intervento pubblico debba essere progettato con un approccio, come dicevo, di un design for all, ovvero un'edilizia per tutti. Ogni approccio all'esistente deve essere invece ispirato all'accomodamento ragionevole, ovvero secondo un compromesso tra risultato ed impegno finanziario in quel momento possibile. Su questo tema l'Osservatorio delle persone con disabilità ha istituito un gruppo di lavoro che in data febbraio 2015, d'intesa con l'Assessorato regionale per l'edilizia pubblica e d'intesa con l'ANCI, ha promosso una rilevazione sullo stato di censimento delle barriere. Volevo avere appunto un chiarimento e un approfondimento da parte della Giunta per sapere quante e quali comuni, in base appunto a quella lettera che è stata inviata, hanno provveduto all'adozione dei PEBA e se la Giunta ha intenzione di adottare provvedimenti per diciamo, aiutare e sostenere quei comuni che ancora non l'abbiano fatto. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore, raccomando a tutti il rispetto dei tempi perché se iniziamo ad andarne fuori. Grazie presidente, grazie consigliere Casciari. Il tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche è un argomento sul quale la Regione dell'Umbria pone una massima attenzione, lo ritiene di grande importanza per migliorare la qualità della vita non solo delle persone disagiate ma anche delle loro famiglie. La Regione dell'Umbria, come è stato detto, ha aderito con delibera di giunta regionale del 2011 alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 del 2009, del 3 marzo 2009, numero 18, ha istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. I compiti dell'Osservatorio sono sintetizzati nel rapporto finale del lavoro svolto presentato nella prima conferenza regionale sulla condizione delle persone con disabilità nel 2015.
far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità in Italia, contribuire al miglioramento della coerenza e dell'efficacia delle politiche e promuovere varie attività finalizzate all'attuazione della Convenzione ONU. L'Osservatorio, a partire dal 1 ottobre 2014, ha avviato un'indagine conoscitiva relativa alla situazione dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni umbri, inviando un questionario molto semplice da compilare, ma essenziale per comprendere lo stato di attuazione dei piani. Purtroppo, di tutti i comuni dell'Umbria, solo 7 hanno risposto, tra i quali solo uno ha riferito di essere dotato di tale strumento di pianificazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, del 12 gennaio 2017 è stato ricostituito l'osservatorio per il prossimo triennio, confermando quindi la volontà della Regione di proseguire l'impegno già avviato e la ricerca della conoscenza dello stato di attuazione dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Si conferma essere questo dell'osservatorio appunto uno degli obiettivi. La Regione comunque ha intrapreso tutte le iniziative possibili sia per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, in base appunto alle leggi 1389, tra l'altro oggetto di discussione già in Consiglio regionale precedentemente, che per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli spazi all'aperto, con interventi concreti sul piano economico per sostenere le iniziative che si propone la Convenzione ONU e per accogliere proposte osservatorio alle richieste dei comuni. In quanto all'eliminazione delle barriere architettoniche, inoltre, negli edifici privati, in base alla legge 13, la Regione ha già anticipato nel corso degli anni circa 5 milioni su un fabbisogno complessivo ad oggi che risulta essere di 14 milioni e 192 mila euro. Tra l'altro, proprio ieri in Giunta è stata adottata una delibera sulla ricognizione dei fabbisogni appunto fino all'anno 2017. Sostanzialmente la Regione per conto dello Stato ha anticipato oltre 5 milioni di euro nel corso degli anni. Il fabbisogno verificato per l'anno 2017 somma, ovviamente una ricognizione che viene da comuni, a 673.464 euro. Con l'attuazione del bando PAR FSC 2007-2013 la Regione ha individuato gli interventi per la valorizzazione e il recupero delle infrastrutture del patrimonio edilizio pubblico, sto concludendo Presidente, assegnando una priorità per i progetti che si proponevano l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità, ammettendo al finanziamento 21 progetti che proponevano l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e il miglioramento dell'accessibilità su un totale di 36. In termini economici significa che sono stati finanziati complessivamente progetti per oltre 2 milioni e 300 mila euro su un totale di 4 milioni. Aggiungo io che rispetto ad altri progetti finanziati dalla Regione dell'Umbria, per esempio sui PUC e anche sulla legge 46, l'attenzione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare in ambito urbano, sulla legge 46 e anche sulle infrastrutture e sulle strutture diciamo pubbliche sui PUC è notevole. Quindi direi che l'attenzione è massima, che la Regione dell'Umbria sta lavorando positivamente su questo versante e sulla parte dei privati stiamo sollecitando il Ministero perché faccia una, diciamo così, intervento speciale che ponga fine a questa diciamo così, lacuna, tra virgolette, che non è solo della Regione dell'Umbria ma di tutte le regioni italiane. Prego, consigliere. Sì, grazie, grazie all'assessore che è stato esaustivo, visto che appunto i comuni purtroppo fanno fatica però a censire il proprio territorio, non lo dico solo nella accezione della disabilità, ma penso soprattutto anche a un turismo accessibile, al turismo religioso che ha bisogno così di agevolazioni per magari persone diciamo di una certa età, che quindi quello che chiedo è che spero che appunto non cali l'attenzione politica su questo tema e che in qualche modo i comuni vengano ulteriormente sensibilizzati a produrre i PEBA comunali. L'interrogazione numero 83. Condizioni di grave degrado della strada di grande comunicazione 45, urgente necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza degli utenti. Informazioni della Giunta regionale circa la mancata realizzazione di numerosi tipi di intervento. Prego, consigliere Liberati. Sì, ci troviamo ciclicamente a parlare, grazie Presidente, della spina dorsale dell'Umbria, di questa superstrada che da lustri, decenni, è in condizioni pietose, indecorose,
da un capo compartimento all'altro, da un presidente della giunta regionale all'altro, da un parlamentare all'altro, da un consigliere regionale all'altro, non cambia mai niente. Perché? Perché la situazione è come quella dell'ex FCU, a nessuno frega niente, o meglio, laddove vengono riversati i denari per la manutenzione ordinaria, ammesso che ci sia, nessuno controlla. E allora ci ritroviamo una montagna di camion, è una camionabile le 45 da una parte, e una montagna di buche, se permettete, diciamo, l'ossimoro. Quindi in questa situazione gli umbri sono purtroppo costretti a gincane varie tra corsia normale, diciamo, corsia, e corsia di sorpasso, fino a quando purtroppo non ci scappa l'incidente. Allora, voi avete una responsabilità grossa, clamorosa, la superstrada è in condizioni appunto molto difficili, dai catari frangenti, ai guardrail, ai New Jersey, ancora aperti, ancora con mille varchi aperti, si dice no, è per consentire lo spostamento quando ci sono i cantieri, no, non esiste. Voi fate mettere agli ingegneri dei miei Tommasei dell'ANAS, voi fate mettere delle barriere mobili e le chiudete questi varchi del New Jersey. Primo. Secondo, non credo che si possa andare avanti con richieste di presenza del capo compartimento che vengono costantemente respinte. Presenza qui in regione, in commissione. È un anno che si deve presentare questo signore. Altro. I rifiuti ovunque, sulle piazzole, è uno schifo. Possibile che nessuno riesca a far pulire la superstrada? Perché ci sono, come posso dire, da una parte i dipendenti dell'ANAS che si rifiutano perché è un demansionamento, dall'altra parte i dipendenti dei comuni che non possono andarci, e allora chi la pulisce sta strada? E allora, sono state rifatte le gallerie. Qui a Perugia non c'è una ventilazione minima, in caso di incidente con fuoco lì ci si muore, sono stati spesi decine di milioni per rifare le gallerie. Allora, rispetto a questo, io penso che la politica dovrebbe dare delle indicazioni serie agli ingegneri dell'ANAS e non stare lì a guardare, e questo è quello che succede, cioè l'ANAS in pratica fa la politica per noi. Asfalto drenante non c'è, le reti esterne no, soltanto sulle autostrade. E allora va bene così, fino al prossimo punto incidente. Ditemi che cosa volete fare, grazie. Assessore Chianella. Ma io credo che l'attenzione rispetto alla E45 intanto è stata, diciamo così, data dal Governo nazionale, che nel prossimo quinquennio ha sostanzialmente trasferito sull'intera tratta di circa 150 chilometri, oltre un miliardo, diciamo così, di euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. E comunque, insomma, credo che tutti quanti transitino lungo la E45, non mi sembra questa, no? Diciamo, può darsi pure che ci sono dei punti che io non abbia visto, ma insomma, io credo che la politica ha il diritto dovere di difendere, diciamo così, gli interessi più generali, ovviamente, della qualità dei servizi, e quindi la Regione ha intrapreso ogni possibile percorso per drenare risorse significative, come dicevo prima, oltre un miliardo nei prossimi 5 anni. Nel dettaglio, rispetto alle richieste e alle osservazioni che sono state fatte dal consigliere Liberati, noi abbiamo assunto presso l'ANAS appunto informazioni anche di carattere tecnico. Per quanto concerne segnalati dispositivi atti a garantire la migliore ventilazione in caso di incendio, occorre innanzitutto evidenziare che proprio in caso di incendio l'impianto di ventilazione eventualmente presente dovrebbe arrestarsi immediatamente, onde evitare di alimentare il processo di combustione. La normativa di settore comunque prevede che l'impianto di ventilazione sia installato all'interno delle gallerie con lunghezza superiore a 1 chilometro. Nel tratto umbro dell'itinerario E45 sono presenti 2 gallerie superiori al chilometro, la galleria di San Pellegrino e la galleria di Colle Capretto. Entrambe sono state ammodernate negli anni scorsi e sono dotate di impianti di ventilazione, antincendio, illuminazione e videosorveglianza di ultima generazione, oltre al collegamento telefonico con colonnine SOS e pannelli a messaggio variabile.
L'asfalto attualmente utilizzato da ANAS garantisce una migliore aderenza dei veicoli in condizioni normali e una maggiore durabilità nel tempo rispetto all'asfalto drenante, che necessiterebbe di interventi di manutenzione molto più frequenti, anche in considerazione del clima caratterizzato da precipitazioni nevose e temperature sotto lo zero durante l'inverno, fenomeni particolarmente dannosi per tale tipologia di asfalto. I sistemi di ritenuta laterali guardrail installati lungo l'itinerario sono rispondenti alla normativa di riferimento ANAS. ANAS ha comunque già eseguito numerosi interventi di ammodernamento delle barriere laterali, a cominciare da viadotti, e ha realizzato un nuovo tipo di barriera con dispositivo cosiddetto salva motociclisti, che sarà installato nei futuri interventi di ammodernamento. La chiusura dei varchi sarà appaltata entro corrente anno per tutta la statale 675 per i tratti più urgenti della statale 3 bis, mentre a sostituzione dello spartitraffico centrale è prevista entro 2 anni sulla statale 675 a seguire sulla statale 3 bis nelle more delle risorse economiche rese disponibili e in regime di accordo quadro. Per quanto riguarda le reti esterne a protezione degli animali, va segnalato che il tratto umbro dell'itinerario E45 è costituito da strade extraurbane principali di tipo B, per le quali il codice della strada non prevede l'installazione di recensioni diversamente da autostrade di tipo A. In ultimo, relativamente alle affermazioni appunto contenute, appare utile precisare che ANAS ha partecipato, così ci dicono e così lo riferisco al consigliere Liberati, ha partecipato a tutte le convocazioni pervenute per audizioni presso la commissione consigliare, quindi casomai dovrà chiarire con i presidenti delle commissioni eventualmente se ci sono state queste comunicazioni, e quindi non risultano, secondo loro, diciamo così, convocazioni evase. Detto questo, da parte nostra c'è la massima attenzione ovviamente rispetto alle sollecitazioni che avvengono anche, diciamo così, dalle istituzioni preposte ovviamente alla tutela, al controllo, alla verifica diciamo così, dei flussi di automezzi, e siamo disponibili ovviamente a sollecitare e sollecitiamo costantemente quando abbiamo delle segnalazioni di questo tipo. Grazie. Prego, consigliere Liberati. Io ringrazio l'assessore per la volontà manifestata, ma abbiamo saputo che il salva motociclisti arriva nei futuri interventi. Hanno speso diverse centinaia di migliaia di euro per sistemare i guardrail proprio pochissime settimane fa a Perugia e non solo. A Colle Capretto la ventilazione non funziona, ci sono capitato io, non funziona assolutamente nulla. Quindi ecco, avvertiamo gli ingegneri dell'ANAS di procedere. Si sostituisce lo spartitraffico centrale. Allora, lei ha detto che si sostituirà lo spartitraffico centrale, il che significa che la situazione in questo momento è di illegalità, di irregolarità, perché è troppo basso, appunto, è aperto, quindi non va bene. Questo miliardo per la riqualificazione della superstrada che a ogni seduta possibile annunciate, sono 2 anni che lo annunciate per riqualificare, quindi non c'è nulla, e chi va verso Città di Castello poi lo vede, lo sente ancora meglio. La verità è che c'è una distanza siderale tra quello che prova la Giunta nelle sue auto blu e quello che succede purtroppo ai normali, gli ordinari people, ordinari cittadini. Grazie.